L'amministrazione Pirozzi sta contrastando il fenomeno dello sversamento illegale di rifiuti. Giovanna Bianco, Vincenzo Trinchillo, della Commissione Ambiente. Bene, in questo noi vogliamo dire, se questo è contrasto, non so se dalle immagini si vedono, no? Penso che siamo alla frutta. In più penso che ci siano anche... Amianto, eccetera. Ci troviamo a San Pietro, dove c'è l'isola ecologica di Calvizzano. Ecco qui, questo è quello che accade senza un controllo. L'amministrazione Pirozzi ha fatto pulire grate, tombini e cavitori. Giovanna Bianco, Vincenzo Trinchillo. Ci troviamo in Viale della Resistenza a Calvizzano. Ecco qui il decoro urbano di cui insomma si tanto si parla. Questa è la traiettoria pulita, come vedete, e quindi vi lascio presumere tutto il resto. Niente, ancora di più dobbiamo dire con forza che questa amministrazione vende un prodotto che in effetti non c'è, basta guardare i marciapiedi, anche per le persone insomma, che in questo periodo di primavera camminano per il paese per fare attività sportive e praticamente i marciapiedi sono, questo è il Viale della Resistenza, quello tanto declamato dall'amministrazione, le immagini dicono tutto, non c'è bisogno di altro commento. L'amministrazione Pirozzi ha pure ricevuto la visita del prefetto di Napoli. Sì, abbiamo ricevuto la visita del prefetto. Io ho sottolineato anche in precedenza che si trattava di un momento istituzionale non politico. Detto questo, però, insomma, ci tengo a precisare che non era una visita di un prefetto dettata da motivi di lustro o di vanto. Era una visita che scontava l'abbattimento di un'opera di stampo camorristico. Nulla di cui andare fiero, nulla di cui... L'amministrazione Pirozzi sta completando i lavori alla scuola Giuseppe Santopaolo, Oscar Pisani, entrambi consiglieri di minoranza. L'amministrazione Pirozzi sta di fatto portando a termine, se così possiamo dire, il lavoro dei commissari. I lavori di rifacimento del bagno vengono finanziati con i fondi Covid e gli infissi in effetti sono il risultato della buona opera dei commissari. Quindi ci troviamo davanti a un'amministrazione che manca di progettualità e non fa altro che spendersi i risultati diciamo, di vecchia gestione. Oscar Pisani, ma l'amministrazione ha erogato pure i buoni libri a tutti gli studenti? I buoni libri rientrano in quella che è una gestione ordinaria, tutti i comuni hanno usufruito della possibilità dei buoni libri, cioè non è pensabile che si possa spacciare ciò che è ordinario, ciò che è gestione normale, ciò che è attività sociale che già rientra nelle agende di tutti i comuni come qualcosa diciamo di straordinario, di fatto in condizioni di particolare difficoltà. Quindi parimenti con i contributi fitto? Assolutamente, assolutamente sì. Stesso discorso con i contributi. L'amministrazione Pirozzi ha ripulito e riqualificato la Villa Calvizia, inoltre ha ottenuto un finanziamento di 35.000 euro per ampliare e riparare l'area giochi. Fabio Felaco, consigliere di minoranza. Sì, diciamo che il sindaco nel suo video pasquale che ha pubblicato su Facebook si vantava di aver ottenuto 35.000 euro per il gioco e per la villa comunale ottenuta dalla città metropolitana. Intanto queste somme sono state ottenute da quasi tutti i comuni limitrofi, sono somme che vengono attribuite in base al numero di abitanti. Ma la cosa importante è che avendoli ottenuti però vediamo che sono ancora fatiscenti i giochi, vediamo che il parapetto, la ringhiera diciamo, è pitturata solo in parte, invece dall'altra parte diciamo, non è stato fatto assolutamente nulla. Di questo passo penso che sicuramente per l'anno prossimo riusciranno forse a completare l'intera ringhiera e pitturarla tutta. L'amministrazione Pirozzi ha recuperato 1,2 milioni di euro per la regolazione, recuperando l'efficientamento energetico, lo scappisano. Beh, in realtà questa cifra di 1.200.000 euro è una storia un po' diciamo rocambolesca, perché erano stati persi per un errore burocratico. Dopo sono stati recuperati sì, ma non dall'amministrazione Pirozzi, sono stati recuperati dalla gestione.
gestione commissariale. Quindi ancora una volta ci andiamo a spendere qualcosa che è merito di gente che c'è stata prima dell'attuale amministrazione. Voglio chiarire che il merito dell'amministrazione di Pirozzi è stata quella di far arrivare i buoni spesa ai calvizzanesi con oltre 3 mesi di ritardo. Se pensiamo che ci sono alcuni comuni dell'area nord di Napoli che sono al secondo bando con i fondi che sono avanzati, a Calvizzano invece abbiamo penalizzato circa 300 famiglie che sono rimaste senza buono e chi l'ha ricevuto solo dopo 3-4 mesi.